Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi, come promesso, ti farò vedere il video di almeno 15 anni fa di quando ho rotto questo vetro antisfondamento. L'ho rotto con un martello e uno scalpello e nel primo video ti farò vedere come con un fissaggio normale, quindi una finestra normale abbinata a un vetro antisfondamento, non si ottiene nessun risultato. Infatti il vetro esce subito senza rompersi e là il ipotetico ladro sarebbe entrato in casa subito. Nel secondo video ho fissato il vetro al perimetro come facciamo noi con il sistema Bisacchi, e per rompere il vetro vedrai che con il martello di gomma, quello piccolo, non c'è da niente. Con un martello già più grosso ancora non c'è da niente. Col martello di ferro, come lo tocchi, il vetro si rompe, ma poi devi rompere il plastico e per quello ho usato martello scalpello. Noterai che ho degli occhiali perché mi devo proteggere da tutte le schegge di vetro che saltano, il rumore che viene fatto e il tempo che ci vuole a simulare il passaggio di una mano. Mi raccomando, sii clemente per la qualità del video. È un video che ho girato più di 15 anni fa. Risoluzione ridicola e anche il modo di spiegare quello che stavo facendo, ma era uno dei miei primi video. Ho iniziato tanto presto. Ciao, goditi il video.
plastica non si rompe per mangiare. Bisogna cercare di aprire un varco per far strada dentro.